Forza, andiamo, Florenzia. Di sì e vai con il tuo Massimo, su. No, non andrò da nessuna parte, Rosita, sì, perché i bambini hanno bisogno di me. E sì, se te ne vai non avranno bisogno di te. No, invece hanno bisogno. Sì, ne ha bisogno Roberta, che è arrabbiata con me, e Martina ha litigato con Franco. Ok, io non ho capito, vado via. Va bene, però, Florenzia. Che Florenzia, c'è? Ascoltami, con la casa piena di ragazze non c'è posto per il romanticismo. Gli uomini devono essere assecondati, altrimenti no, ti lasciano. No, me ne vado comunque, non andrò in nessun posto, Rosita. Perché non vuoi andare? Perché ci sono qui io per accudire i ragazzi, vedrai tu, va pure, va e tranquilla, dove? Va in questo centro benessere meraviglioso e vedrai come starai meglio dopo il trattamento. Come lo conosci se non sei di qui? Perché ho alcune amiche che mi hanno dato questo bigliettino. Però dato che io non ho il ragazzo, che cosa devo fare? No, grazie lo stesso, ma non dai, posso accettare. Florenzio. Che succede? Con te Massimo, per favore, perché non convinci Florenzio ad andare con te in questo posto? È magnifico, vedrete, quando tornerete i bambini staranno benissimo. Sì, sì, a me sembra proprio una buona idea. I bambini? No, beh, ma se ne può occupare Rosita, ci pensa Rosita. E poi possiamo andare e tornare in giornata. Questo sì, così va bene, sì. Va bene, ci andiamo in giornata e torniamo, no? Ah, no, che cosa stai mangiando? Sì, dammi un pochino con me, grazie. Salve, è qui Rosita Torres, eh? Buon viaggio, siete stanche? Bene. Massimo. Che c'è? Tu mi sei fedele? Amore mio, guardami negli occhi. Guardami negli occhi. Sì, lo faccio, però forse ultimamente ho la vista un po' annebbiata per via di questo. No, ma io ho proprio bisogno di giurartelo. Non ti rendi conto che io muoio d'amore per te? Sì. Sì. Non sapete cosa è successo? Che cosa? Che? Uscendo di casa la mia amica Lila si è storta la caviglia. È molto doloroso, vero? Sì, mi fa ricordare di quando avevo la gamba rovinata e zoppicavo. No, non pensare, Rosita, non devi pensarci più, no. Rosita. E quindi volevo chiedervi un favore molto grande. Sì, che cosa? Lila non potrebbe restare qui dentro casa? No. No. Questo vuol dire che proprio non... Non può, Rosita, non può rimanere. No, ascoltami bene, Rosita, ora ti do dei soldi, attenta che sono molti, perché possa prendere un taxi e andarsene in un buon hotel, ma qui non può rimanere. Hai capito? Capito, Rosita? Sì, va bene, ho capito. Logia. Prendete, ragazzi, oggi lo divido con tutti. Popcorn e dolcetti, che buoni! Vi chiedo soltanto di lasciarmene un po', perché altrimenti muoio. Che buoni! Buongiorno che sono a tutti. Meno che per uno. Aspetta, stupido, a chi io... stupido? A chi hai dato dello stupido, Lautaro? Forse stupido, non mi sono stupido, ma bene. Guardati al specchio. Spiegati meglio, spiegati un altro giorno, quando ne avremo ma voglia, ma io mi Lautaro ci sto mettendo di impegno, perché no, fate no, così? No, fermo, Lautaro. Devi avere un po' di pazienza. È stato comunque un inizio, però con il tempo... Vieni. Mangiamo un po' di popcorn e dolci. No, non so perché oggi ne ho voglia. Fette biscottate. Viva i buoi, viva la campagna, viva la mia amata, viva il cielo blu del mio paesello. Rosita, buongiorno, come stai? Come hai dormito, Florenzia? Bene, tu? Bene, ti sei abituata ai rumori della città durante la notte? Sì, devi sapere che in fondo non sono più forti del berso dei grilli nel mio campo. Hai ragione. Va bene, Florenzia, a dopo, vado di là a pulire un'altra stanza. Bene. Ci vediamo dopo. A dopo. Massimo! Massimo, il telefono! No, rispondo io, glielo passo, pronto? Pronto? Che non mi fido, Massimo, però voglio sapere dove vai, tanto per sapere. Perché hai dei dubbi? No, quali dubbi? Non dire così, Massimo, non è che ho dei dubbi, intendevo dire che ho detto cosa? Tanto per sapere, per prevenire. Per capito? Prevenire mi porto il cellulare. E per i dubbi? Amore mio, liberati di tutti quelli che hai, abbi fiducia in me, non ti tradirò mai e poi mai. Massimo. Che c'è? Ti sto affidando il mio cuore senza riserve. Ti chiedo per favore di non deluderlo, perché io te lo sto donando così, senza scudo, senza alcuna protezione. Fiori, mio, non ferire il mio cuore, sono cose che non si fanno alla persona che ti ama. Tu affidami il tuo cuore con fiducia, sarà sano e salvo nelle mie mani. Va bene. Bene, ora devo andare. No,
Sì. No, non te ne andare, Massimo, resta qui insieme a me, perché devi andare? Abbi fiducia no, in me. No, ti prego, non vai. No, Flor, devo andarmene, dammi un bacio. Ciao, Massimo, ciao. Ok, che cosa ci fai tu? Cercavo che cosa vuoi? Cercavo Massimo, questa volta non scapperà. Il telefono! Massimo, il telefono! A ver esas manos arriba, quiero ver llegar la alegría, quiero que me des tu corazón. Mi vida, mi alma, mi